Buongiorno a tutti, dovremmo essere in diretta, datemi un secondo che controllo. Intanto buongiorno a tutti e rieccoci puntuali al nostro appuntamento del venerdì all'una in punto. Datemi solo un istante che appunto possa controllare che la diretta funzioni correttamente, che si vede e si sente come si deve, dovremmo esserci. Mi tengo aperto il post dove potete dirmi se nel caso dovesse perdere il segnale, non dovesse sentirsi o si dovesse vedere male. Rieccoci quindi all'appuntamento del venerdì all'una in punto, dove, come di consuetudine, vi proporremo un'altra occasione fantastica immobiliare tutta biellese. Oggi vi porto nella Valle Cervo, a Passo Breve, che è uno dei primi comuni che si trova andando su nella vallata, un posto veramente magico, ma non spoileriamo nulla, tra poco lo vedremo. Intanto che vi parla chi è? Noi siamo l'agenzia immobiliare Abita, Gente in Movimento dal 1986. Andiamo a vedere da chi è composto il nostro staff. All'interno del nostro studio potrete trovare la ragioniera Benedetta Bertagnoglio, colei che si occupa delle locazioni. Ci sono io, geometra Nicolò Zuppichiatti, addetto alle vendite. Con noi il dottor Paolo Rizzo, social media manager. Se voi vedete questa diretta da ogni parte del mondo è proprio grazie a Paolo. Abbiamo il dottor Marco Paini, che è un plurimandatario assicurativo. Con noi il dottor Mattia Bottosteglia, broker dei mutui, con lui collaborano 22 istituti di credito in grado di darvi su misura il mutuo più adatto alle vostre esigenze. Sempre con noi, geometra Silvio Zuppichiatti, detto il vecchio, addetto alle vendite. Avvocato Enrica Borni, il nostro legale, dottor Filippo Rimini, commercialista e geometra Stefano Levis, colui che si occupa della parte tecnico-burocratica inerente al nostro lavoro. In 36 anni che svolgiamo questa attività abbiamo avuto modo di selezionare veramente tanti professionisti da mettere a vostra disposizione qualora non abbiate appunto i vostri artigiani, professionisti come imprese di trasloco, decoratori, giardinieri, muratori, elettricisti, chi più ne ha più ne metta, un servizio veramente a 360 gradi. Colgo l'occasione di ringraziare la nostra partnership che sono le Officine Migliorazzi, la classe A della rubinetteria tutta italiana dal 1960, made in Italy, spedito in tutto il mondo. Qua orgogliosamente mostriamo sempre quello che non è un rubinetto, è veramente una loro opera d'arte. Qualche mese fa abbiamo fatto anche un'intervista andando giù sul posto. Vi invito ad andarla a vedere perché è veramente un qualcosa di unico. Proseguiamo. Oggi vi dicevo che vi porto nella Valle Cervo. Guardate già nello scatto più grande di destra che meraviglia è questa location e di che angoli meravigliosi ospita al suo interno. Passo Breve è appunto uno dei primi comuni che si trovano salendo la vallata e in questa posizione. In assoluta tranquillità, neanche da dire, è una valle veramente, veramente unica, magica e tranquilla. Vi proporrò questa casa composta da 3 unità completamente autonome e indipendenti, di complessivi 280 metri quadrati, appunto totalmente indipendenti. Al suo interno troveremo un'autorimessa enorme di 70 metri quadrati e a completare un giardinetto di 100 metri quadrati. Proseguiamo. Questa è la proprietà vista dall'esterno, vendiamo esattamente la metà di questo edificio, la parte verso di noi che vi sto indicando, dove troviamo appunto un'unità di 100 metri quadrati al piano terreno, un'unità di altrettanti 100 metri quadrati al primo piano con 35 metri quadrati di terrazzo magnifico che tra poco vedremo. La terza unità, chiedo scusa, al secondo piano di 80 metri quadrati, leggermente più contenuta, e una mansarda di 60 metri all'ultimo piano. È veramente un angolo di paradiso. Questo edificio è stato creato agli inizi del Novecento. È un edificio che è stato edificato completamente in sienite della Balma, una pietra che si trova qua dalle nostre parti ed è uno dei graniti più resistenti al mondo. La proprietà edificata nei primi del Novecento ha avuto negli anni degli ampliamenti, dei rimaneggiamenti, fino ad arrivare ai primi anni 2000, quando è stata creata appunto questa espansione della zona rimessa di 70 metri quadrati. Poi vi abbiamo messa a reddito. Perché? Perché se voi siete
una famiglia che vuole raggruppare l'intero nucleo familiare in un'unica consistenza, questa è la vostra opportunità, perché qua appunto abbiamo tre unità abitative completamente indipendenti, oppure appunto messa a reddito, perché abitandone una, le altre si possono mettere a reddito. Andiamo a vedere meglio di cosa stiamo parlando. Questo intanto è il giardino di proprietà di cui vi parlavo poco fa. L'esterno della struttura, come vi dicevo, completamente rivestita in segmite della palma. Questo sarà poi l'ingresso principale che darà nell'androne che disimpegna le varie unità col proprio piano scala, e l'ingresso dell'autorimessa che si intravede qui in fondo. Eccola qua, questa è l'autorimessa, protetta da serranda automatizzata. Da questo androne, che era la prima parte della rimessa, dove c'è parcheggiata questa macchina, alle spalle di chi fa la foto c'è poi quello che è l'ampliamento, l'ultimo fatto appunto nei primi anni 2000, che è quest'altra zona di 70 metri quadrati, dove ci possono stare dentro veramente numerose macchine, ma anche di grandi dimensioni come furgoni. Autorimessa che poi darà il diretto accesso verso il giardino. Autorimessa, appunto, scusate se la ripeto, ma di 70 metri quadrati, veramente una cosa straordinaria. Arrivati all'interno della proprietà, questo è l'androne che vi dicevo che disimpegna le varie unità. Qua abbiamo l'ingresso della prima al piano terreno, vano scale che disimpegna appunto le varie unità con gradini in pietra, ringhiere in ferro. I pianerottoli hanno ancora la piastrellatura originale a terra, guardate che cosa magnifica che ci si trova veramente qui al suo interno. Andiamo a vedere la prima unità del piano terreno. Abbiamo già detto, ribadiamo, la prima unità è di circa 100 metri quadrati, quindi disposta da una grande zona di disimpegno, cucina, soggiorno, le due camere e il bagno. Qua possiamo vedere appunto qualche scatto degli interni. Se non riusciamo a vedere tutto, non preoccupatevi, perché oggi pomeriggio Paolo Rizzo metterà come link nella descrizione di questa diretta il video di presentazione che abbiamo girato all'interno, dove potete avere ancora maggiori dati inerenti a questo immobile e una visione più completa di quanto troveremo all'interno. Alcune stanze posano ancora a terra i pavimenti originali in larice d'America, come nella stanza che vediamo nel presente scatto. Qua siamo saliti al primo piano, dove abbiamo appunto la seconda unità di 100 metri quadrati, e quindi sempre composta di cucina, soggiorno, due camere da letto e il bagno. Ma a completare questo piano c'è questo terrazzo meraviglioso, che è nello scatto che vediamo in alto a sinistra, di 35 metri quadrati. Un terrazzo magnifico, enorme, vivibile 4 stagioni l'anno, straordinario, con tutte le vetrate che si possono aprire e diventare veramente un tutt'uno con l'ambiente esterno. Si potrebbe rimuovere la copertura creando un terrazzo di 35 metri quadrati, prendisole, veramente, veramente meraviglioso. Proseguiamo, dicevamo, le unità sono tutte termoautonome, quindi ognuna con la propria caldaia interna. Qui vediamo la caldaietta che compete questa unità. Abbiamo appunto la seconda camera che si trova su questo piano e il proprio bagno. È una proprietà dove veramente non c'è bisogno di far nulla, le unità sono abitabili da domani, è veramente un'occasione straordinaria. Qua saliamo ancora di un piano, siamo nel secondo e penultimo piano, perché poi abbiamo ancora la mansarda che tra poco vedremo. Qui siamo appunto al secondo piano, unità leggermente più piccolina, quindi di 80 metri quadrati, con la cucina, il soggiorno. Qua abbiamo solo una camera da letto e il bagno. Ma dalla zona giorno abbiamo ancora questo splendido balcone che affaccia sulla vallata, sul verde. Guardate nello scatto di sinistra che panorama gode questa posizione, è veramente un'oasi di pace, un angolo di bellezza e territorio straordinario che mettiamo a vostra disposizione. Qua, per finire, siamo nell'ultimo piano, che è appunto il piano mansarda di 60 metri quadrati, che potrebbe essere o un ampliamento dell'alloggio sottostante, fondendoli assieme, appunto, zona dove potrebbero uscire tranquillamente almeno altre tre camere da letto e un secondo bagno, oppure potrebbe essere addirittura una quarta unità a sé. Come ogni volta, vi abbiamo fatto un calcolo ipotetico di mutuo in 25 anni, sicché la richiesta di soli 120.000 euro, per quanto abbiamo appena visto, ma vi invito di nuovo a guardare il video che nel pomeriggio linkeremo nel testo, dove avete qualche dato in più, si vedrà qualche dettaglio in più di questa proprietà.
veramente 120.000 euro è una opportunità meravigliosa tutta biellese. Quindi questa cifra, il 90% che ad oggi grazie a un accordo riusciamo a farvi erogare dalla banca, vuol dire riceverne 108.000, ad un tasso indicizzato dell'1%, qua lo diciamo sempre e lo ribadiamo, l'1% è stando di larga manica perché riusciamo ad avere ad oggi dei tassi ben più convenienti dell'1%. Stando in una maniera pessimistica, vuol dire pagare una rata mensile di soli 407 euro al mese. E quello che si potrebbe chiedere del canone locativo di un solo piano di questa abitazione. Quindi, con un acconto di soli 12.000 euro, voi potrete veramente venire ad abitare in questo bellese territorio straordinario, aggiudicandovi quell'angolo di paradiso. Come ogni volta, la presentazione finisce qui. Se siete biellesi, sapete già dove viviamo e conoscete bene il nostro territorio. Se ci seguite da fuori, rimanete ancora qualche minuto perché vi farò vedere, vi farò passare degli scatti, qualche angolo di meraviglia tutta biellese. Intanto Biella, la città che vediamo nella presente slide, ai piedi delle nostre splendide Alpi biellesi. Ma perché vi parliamo sempre di Biella? Vi parliamo del biellese perché è in una posizione straordinaria, che ci permette di essere a soltanto 90 minuti da Genova, a un'ora da qualsiasi meraviglia che ha da offrirci la Valle d'Aosta, a circa un'ora da Milano e a soltanto 50 minuti da Torino. Questa è la nostra, sono le nostre montagne biellesi, stupende, vivibili 460, 400, chiedo scusa, 365 giorni l'anno. Abbiamo delle meraviglie tutte biellesi, come ad esempio il Ricetto di Candelo, che è un borgo fortificato risalente all'anno 1000. Meraviglie come il Santuario d'Europa, 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti di strada dal centro della città, meraviglia tutta biellese, dove è situata una delle poche Madonne Nere presenti in tutta Europa. Questo invece è il piazzo, la parte antica di Biella, qua siamo nel 1200, è la parte alta appunto di Biella da dove sorge la nostra splendida città. Il lago di Viverone, un quarto d'ora di strada, il nostro mare. Abbiamo percorsi per le mountain bike, è parte dell'attività sportiva che si può fare nelle nostre montagne. Percorsi per le mountain bike ne avete di innumerevoli, uscendo di casa con la vostra bicicletta, qualsiasi direzione voi vogliate prendere. Abbiamo numerosi centri di equitazione, abbiamo uno dei campi da golf più rinomati di tutta Europa, che è il campo da golf Le Betulle. Guardate da questo scatto che meraviglia è questa location, ma non credete a nulla, internet è alla portata di tutti, googolate e andate a vedere se quanto vi diciamo corrisponde a verità. E poi ancora, se siete come noi, amanti delle due ruote, come per la bicicletta, qualsiasi direzione voi prendiate, avete dei percorsi magnifici da poter percorrere con la vostra moto. Signori, biellese territorio straordinario, non ci stuferemo mai di dirvelo, venite a vedere che cosa Biella e che cosa vi può offrire. Nel biellese abbiamo delle eccellenze, siamo un polo d'eccellenza nella didattica innovativa, ma questo prima dell'avvento di questa maledetta pandemia chiamata Covid. E lo siamo anche nello sport come nella pallavolo, nel basket e nel rugby. Proseguendo ancora, dove ci potete trovare? Sul canale del quale state seguendo questa diretta, oppure su Instagram, YouTube o sul nostro sito nuovo nuovo www.abitabiella.it. Mentre la nostra sede la trovate in Biella, via Torino 61A, interno cortile. Questo è appunto il nostro sito, qua Paolo ha lavorato dei mesi, ha fatto un capolavoro, è il primo sito italiano orientato totalmente al mondo video e con un blog al suo interno dedicato al settore. Qua, visto che ormai la tecnologia non si ferma più, l'abbiamo implementata anche nel giornalino locale, dove abbiamo inserito sotto ogni casella il video di presentazione girato su quell'immobile. Quindi, lettera descrizione, vi interessa approfondire tramite il codice QR code, potrete andare direttamente al nostro canale YouTube, dove partirà il video girato all'interno di quella proprietà. Questa è la nostra sede, siamo appunto in Biella, via Torino 61A, sede creata nuova nuova nel 2019. Sono appena comparsi tutti i nostri recapiti dal quale ci potete contattare o scrivere. Vi ricordo, parcheggio interno cortile comodo e dedicato a voi. Signori, per Biellese, territorio straordinario, spero che quanto vi ho mostrato oggi vi possa interessare, possiamo approfondire assieme l'argomento della proprietà che vi ho appena illustrato. Non vi voglio più rubare altro tempo, grazie per averci seguito, buon appetito a tutti, per Biellese territorio straordinario, noi di Abita sempre in movimento. Alla prossima puntata, ciao!